ottimo l'aggancio di Bayrov che va in dribbling e poi serve straordinariamente Pagano al centro, peccato non arriva in tempo Donida, davvero un crema subito pericoloso. Non vede libero Donida sulla destra, c'è la possibilità per lui di crossare il centro, ecco che arriva la palla, salta Porcino di testa e la parata di Aiello, ottima azione ancora una volta di crema. Ora vediamo. Ecco, palla in mezzo, angolo. Pericolosissima, in corna di nuovo il crema con Scetti, ma il pallone vola alto sopra la traversa. Arbitro che va a richiamare i giocatori al centro dell'area, ecco la palla in mezzo, saltano addirittura in due e poi si ferma il pallone nella zona di Arpini, interviene di testa Gambarini e cerca di indirizzarla verso la porta di poco alto. Imprime proprio massima velocità, ora vediamo Porcino che cerca Pagano, Pagano solo davanti alla porta, no! Che errore! Adesso Porcino ancora molto bene, allunga per Tonon, Tonon riesce a servire Ogliari, c'è spazio per lui, Ogliari cerca da solo la conclusione, c'era Pagano che stava arrivando, forse doveva essere servito. Ecco la punizione, va Pagano a deviare, attenzione, proprio la deviazione di Pagano ha creato una traiettoria pericolosissima da Damo. Si riparte con Ravasi in velocità, cerca la conclusione verso la porta e ancora una volta Marenco impegnato in una gran parata. Pagano, il petto per Porcino, l'allungo per Bayrov. Bayrov va al centro dell'area, cerca il tiro, non c'era luce per lui. Ecco Porcino, bello questo cross teso. Arriva Donida, cerca la conclusione da fuori, la respinge il portiere, arriva Bayrov, non tira. Stankevičius e Porcino sulla palla, Porcino allunga per Stankevičius che cerca la conclusione, deviata e la palla in rete, 1-0 per il Crema, gran botta di Stankevičius. Porcino va subito a cercare Mandelli libero, ancora Porcino, Porcino ancora per Mandelli, Mandelli cerca di metterla al centro, la palla viene deviata e stava per impensierire il portiere Aiello che si è dovuto distendere. I saltatori del Crema pronti a colpire. Ecco la palla in mezzo, salta Tonon, per poco non la prende, Mandelli, il tiro e la parata di Aiello, bellissimo il tiro da parte di Mandelli da fuori area. Vedremo ora un secondo tempo sicuramente all'insegna della battaglia. Pallascetti, ancora Porcino, Porcino la mette al centro, attenzione, arriva il portiere in tuffo, riesce a impossessarsi della palla. Non riesce a salvare il pallone e darla ad Ogliari. Ogliari la mette al centro, attenzione, arriva Pagano e non in corna, non riesce a intercettare bene il pallone. Palla per Lini, riesce a entrare in area, attenzione, respinge Donida e c'è Ravasi completamente libero, esce con ottimo tempismo Marenco. Attenzione ai saltatori della Grumellese. Anche se la rincorsa di Migliavacca potrebbe anche far pensare a una decisione di conclusione diretta a rete, così è, gran tiro e incredibile gol da parte di Migliavacca, veramente un'esecuzione impressionante. Ravasi riesce a liberarsi, cerca la conclusione, attenzione, para Marenco, riesce a impedire la conclusione a rete. Ecco Erpe, Mandelli, Mandelli a cercare subito Pagano, attenzione, Pagano la mette dentro, Erpen cerca la conclusione, viene intercettata veramente di un soffio. Avanza sulla fascia destra Pagano, c'è Judica davanti a lui, lo affronta, fa filtrare il pallone molto bene per Bayrov, Bayrov a Mandelli, Mandelli cerca la conclusione da fuori, troppo centrale. Salta di testa, benissimo Gambarini, conclusione centrale. Erpen poteva darla a Porcino, la mette sul secondo palo, salta di testa Pagano, è incredibile il salvataggio sulla linea da parte di Aiello. Scetti a Erpen, Erpen Ogliari, adesso Ogliari la deve mettere al centro, la mette bene, c'è Pagano, lo stop, il tiro e il gol del Crema! E lui trova la rete, trova la rete! Entra in area il giocatore della Grumellese e poi viene fermato magistralmente da Gaetano Porcino. E finisce la partita, il triplice fischio finale e il Crema vince 2-1 contro la Grumellese.